Milano nel noir perché è una città che si presta a essere raccontata da questo punto di vista. Milano è da sempre una città che ha un tessuto sociale conflittuale e problematico, che poi sono quelle situazioni in cui si generano i germi della maggior parte delle storie noir. Milano nel noir in generale, perché Milano è una città che ha molti volti, è una città che ospita umanità molto diverse. E questo ovviamente è molto aderente anche a quelle che sono le caratteristiche di fondo del noir. Milano sta nel noir perché è una città importante, è la città economicamente più importante d'Italia ed è una tappa obbligata per chi vive di crimine, e io mi occupo di quella parte della criminalità organizzata che viene dalla Calabria. Per tanto tempo Milano si è negata di raccontarsi certe cose, e anche spesso e volentieri i grossi quotidiani, sia locali sia nazionali, raccontavano episodi in maniera molto stupita di cose che invece la città stava già vivendo da anni. E Milano è una città che è così, è una città che dà sempre delle risposte che non sono scontate. Io cerco di raccontare Milano appunto riprendendo questa complessità della città. Milano, una parte della società milanese, vive e prende i benefici del prodotto criminale, che è stato quello dell'eroina prima e della cocaina dopo. A Milano non c'è la mafia, a Milano ci sono le mafie. Ci sono la mafia siciliana, la camorra, l'andrangheta, la mafia russa, la mafia albanese, la mafia senegalese. È una città che è cambiata perché ha tante subculture diverse legate anche a quello che è il fenomeno migratorio, sicuramente. La grande scommessa oggi per la città è quella di recuperare le periferie e far sì che la città viaggi a un'unica velocità e non a due velocità come alle volte è sembrato negli ultimi anni. In questo senso viene in soccorso chi scrive noir, che dà una spiegazione dei fenomeni sociali, ci fa entrare negli angoli bui e ce li spiega, cioè è uno che accende una luce dove noi non abbiamo mai visto, non abbiamo mai voluto vedere.